Ciao a tutti! Allora, oggi sono un pochettino nervosa perché devo parlare di una cosa che ho promesso e poi ho pensato la faccio o non la faccio, la faccio o non la faccio, come la faccio e adesso sono qui che alla fine mi sono decisa. Dunque, avevo promesso di parlare della differenza tra Ausbildung e Umschulung in Germania. Dunque, innanzitutto bisogna dire che la Germania ha questo sistema che è un po' un problema anche per loro perché probabilmente c'è qualcosa di simile in Austria, ma è difficilmente traducibile con un titolo italiano. Dal mio punto di vista potrebbe essere qualcosa tipo un istituto professionale, ma il sistema tedesco è fatto in modo completamente diverso. E quindi anche le persone che ci vanno, confronto agli istituti professionali dove avrei dovuto insegnare io, sono dei paradisi perché veramente mi avevano chiesto di insegnare in un istituto professionale, ma insomma quasi picchiavano i professori, li insultavano, eccetera. E quindi ho declinato l'invito perché. Ecco, io sono dell'opinione che la mia pelle vada tenuta bene fino ai 90 anni, non vada battuta e presa a morsi. Quindi, arrivando nell'argomento, dunque, io ho fatto una lezione con il mio tutor, o insegnante di tedesco, Flo, che saluto, ciao Flo, è molto bravo, ma. Mi dispiace, non prende più studenti, quindi non chiedetemi informazioni. Se nel caso si libera vi farò sapere perché è troppo impegnato, non può lavorare 300 ore al giorno, povero Florian. Dunque, da quello che ho capito, la gente va a scuola, dunque, inizia la scuola, fa l'asilo, poi fa la Grundschule. Alla fine di questa Grundschule, che penso sia che duri più o meno come le nostre elementari e medie. Su questo potete correggermi, non sono sicurissima. Potete comunque sempre correggermi. Basta che non iniziate a insultarmi pesantemente. Ecco, non sto facendo una sfilata di moda e quindi non sono così figa, anzi, non lo sono proprio mai. Comunque, fanno la Grundschule, dopodiché devono scegliere e se. Una persona sceglie la Realschule o la Gemeinschule, alla fine non deve fare la maturità. Se fa il ginnasio, deve fare la maturità. Ovviamente è possibile anche fare delle combinazioni, cioè dal ginnasio finisci e fai la maturità e poi puoi farti un Ausbildung, quello che vuoi, e poi puoi anche dopo andare all'università. Ci sono diverse possibilità, il sistema è abbastanza sensibile, scusa. Sensibile e flessibile. Allora, il sistema è flessibile. Si vede, però quando sono nervosa do fuori di testa. Comunque, ritornando a bomba, una persona può iniziarsi il suo Ausbildung. Nel caso questa persona durante l'Ausbildung abbia un incidente, per esempio succeda qualcosa di male nella ditta dove sta facendo il tirocinio, può smettere di fare questo Ausbildung anche se non ha ancora finito la formazione. L'Ausbildung in genere dura 3 anni e può iscriversi a fare l'Umschulung. Questo è vero anche nel caso in cui uno si è finito l'università. Ha iniziato a fare un lavoro, ha avuto un incidente, ha perso, non so, l'uso, sfortunatamente delle gambe e per il lavoro deve camminare, può decidere di, iscriversi a questa riqualificazione, che sarebbe l'Umschulung. Io tradurrei Umschulung con riqualificazione, perché veramente si impara a fare tutto un altro tipo di lavoro. Questo Schulung, nel mio caso, quello che vorrei fare io, dura dai 21 ai 24 mesi, dipende se si fa la pausa estiva. Se si fa la pausa estiva, ovviamente dura 24 mesi perché bisogna recuperare. Vi posso dare anche tranquillamente il nome, si chiama GFN, quello che voglio fare io, e si tratta di informatica.
dove imparerò probabilmente a programmare con il Java. Dura questo periodo di tempo, dopodiché, dopo circa, credo più di un anno di formazione, un anno e mezzo, dipende, si fa anche l'esperienza con una ditta, perché il sistema duale tedesco prevede lezioni dal punto di vista pratico, nell'Hochschulung, che vengono poi integrate appunto con un tirocinio in una ditta. La differenza fondamentale tra l'Hochschulung, secondo me, e l'Ausbildung è questa. L'Ausbildung viene fatto da ragazzini, tendenzialmente molto giovani. È difficile fare un Ausbildung se si ha più di 21 anni. Si può fare un Ausbildung privato perché sono ragazzini senza esperienza nel campo professionale. Quindi l'Ausbildung dura un anno in più rispetto all'Hochschulung perché questi ragazzini sono alle prime armi, non sanno come funziona ancora un'industria, invece queste persone più vecchie, già formate, possono già capire come è fatto il mondo del lavoro e quindi hanno bisogno di un po' di meno di tempo. Questo tempo in meno viene stimato circa in un anno. Quindi quello che volevo dirvi è che tendenzialmente come definizione loro dicono sempre, io lo trovo difficile da capire perché sono cretina, che l'Umschulung fondamentalmente è un Ausbildung, cioè è formazione. L'unica cosa è che è fatta da persone che hanno già esperienza dal punto di vista lavorativo. Per quanto riguarda come riuscire ad ottenere l'Umschulung, è molto difficile. Ho avuto dei grossi problemi, nel senso che mi sono anche pure arrabbiata. Posso farvi vedere anche qualcosa d'altro se lo trovo. Ma io sono sfortunella con queste cose, quando ho bisogno di una cosa non la trovo mai. Comunque, non importa, mi metterò a piangere. Penso che il mio uomo abbia fatto ripulistiche, quindi non lo troverò mai. Ha pulito proprio tutto, ha pulito anche fin troppo bene. No, no, non è colpa sua, è colpa mia che l'ho spostato. Bene, bene. Oh. Ok, dopo questa figura di merda, mi ci riprendo. Dunque, quando sono andata a chiedere alla GFN, mi hanno fornito questo simpatico bollettino da compilare, dove posso dirvi tranquillamente ci sono informazioni mie, dove abito, mia email che non vi faccio vedere, e quando vorrei fare l'unschulung, eccetera, e la mia esperienza nelle ditte, perché questo è rilevante. Poi l'esperienza informatica, perché un pochino di informatica la si deve sapere, scusate. Scompaio ma ritorno, giuro. Avrei dovuto fare i tagli, ma non li farò. Questo video va così perché sono pigra. Dunque, dicevo, tutta la mia esperienza, conoscenza di informatica, cosa ho fatto, non cosa ho fatto di lavoro, la lunghezza del mio lavoro, dei miei lavori, la mia esperienza se ho fatto già l'amministratore di sistema, queste cose qui, perché è rilevante per la loro decisione. Inoltre controllano molto il livello di lingua tedesca, che è quello su cui mi stanno fregando al momento. Perché mi avevano detto, la prima volta che avevo chiesto un appuntamento, avevo telefonato, avevo chiesto un appuntamento, sono andata lì e mi hanno detto: lei il suo tedesco, sì, lo parla, ma fa ancora degli errori, le consiglio di farsi ancora un corso, torni qui a gennaio. Io a gennaio o a febbraio sono tornata e ho chiesto un appuntamento. Questo era molto arrabbiato quel giorno, quindi mi ha risposto anche abbastanza male al telefono, ma io sono testarda come un mulo e gli ho detto: senta, mi scusi, avrei bisogno di un appuntamento comunque, me lo può dare? Lì probabilmente non può dirmi di no. Quindi sono andata all'appuntamento, incavolata nera, con il mio ragazzo. E il mio ragazzo l'ho portato perché in realtà io posso sembrare timida, infatti l'ho fatto apposta all'inizio non parlare, così pensa che sono timida e vediamo come cavolo si comporta, vediamo se si comporta male di nuovo. Questo si è comportato bene e io ho iniziato a parlare, poi gli ho detto come si era comportato il collega. E addirittura mi ha chiesto scusa, incredibile, però io gli ho detto tranquillamente: ma voi mi avevate detto livello B2,
torna a gennaio, sono tornata, adesso non basta più il corso, devo anche fare l'esame. Non è che la prossima volta che torno mi dite C1 e poi non basta il corso, devo fare l'esame, nel frattempo io continuo a tornare come una scema. E lui mi ha detto: ma no, potete chiedere l'aiuto all'agenzia del lavoro per farvelo sovvenzionare, solo che costa tantissimo. E quindi adesso dovremo, ad aprile, c'è l'appuntamento con l'agenzia del lavoro perché se la prendono molto con comoda, e quindi dovremo parlarle. Un'altra via è pagarselo da sole, però tanti auguri, cioè o ereditate o non so che mestiere potreste aver fatto, penso comprare oro e vendere oro, allora potreste pagarvelo da sole, o altrimenti tanti auguri. Comunque sia, oggi sono andata a prenotare il corso C1 di tedesco. Ovviamente era tutto chiuso col mio culo perché è carnevale. Sono andata alla prima scuola, era chiusa, la seconda scuola era chiusa. Non fosse che io sapevo la seconda entrata della seconda scuola e sono entrata comunque. Avevo chiesto anche in segreteria prima: ma posso entrare? Sì, prenda l'ascensore e vada. E io sono entrata. E li ho trovati tutti a festeggiare, quindi hanno chiuso la porta non perché non lavorano, ma perché non avevano voglia, con la scusa che era parzialmente carnevale, si stavano facendo i cavoli loro. Ma io ho una faccia da culo anche abbastanza visibile, no? E sono sempre molto gentile quando devo farmi figure di merda. Ho chiesto: buongiorno, vorrei soltanto dare questo foglio, è possibile farlo? Va bene questo foglio, per favore aiutatemi. E lui ha detto: sì, c'è la firma del professore, quindi dobbiamo accettarla. Grazie mille, arrivederci. Quindi me ne sono andata e quindi farò il corso C1 per cercare di arrivare a questo tedesco che vogliono loro, che credo che sia il tedesco di Goethe, perché dopo il C1 c'è il C2, io farò tutto il C1, quindi farò il C1-1 e il C1-2. Questo che ho prenotato solo il C1-1, quindi finirò tipo a luglio e verso settembre mi ripresento lì e gli chiederò: sentite, adesso ho fatto anche il C1-1. Spero nel frattempo di riuscire a prenotare un esame da fare di B2. E per farvi capire, il C1 è già tedesco avanzato, il B2 è un tedesco intermedio, cioè te la cavi nelle situazioni di tutti i giorni. Col C1 leggi proprio libri, giornali, fai quasi tutto quello che devi fare. Col C2 praticamente ti leggi tutta la letteratura, ma cioè, ma che cazzo me ne frega di leggere la letteratura, che la odio anche in italiano. Io dormivo nelle ore di italiano. Forse sono l'unica ragazza a cui letteratura italiana faceva schifo. Cioè, io mi ricordo che c'era la professoressa, sarà stata anche una brava donna, non lo so, che parlava del foscolo e io volevo tagliarmi le vene così, proprio perché non me ne fregava niente e lo odiavo. Figurati se io posso concepire di studiare una roba così di in tedesco, penso che muoio lì durante la lezione, cioè, non lo so, proverei a buttarmi dalla finestra, ma col carattere che io non sono per la depressione, sono più per l'omicidio, cioè sì, mi viene da ammazzarmi, ma piuttosto che ammazzare me ammazzo la prof, che poverina non c'entra niente. Comunque, se avete altre domande, io sono qui, sono sempre abbastanza disponibile, per favore. Limitate gli insulti sul fatto che ho cioè, dei capelli di merda, non ho fatto corsi per fare la fotomodella, lo ricordo, e niente, sono disponibile. Dio mio, ma che cazzo, mi si gonfiano. Però c'ho la maglia figa, ecco, la maglia figa natalizia. E fatemi sapere e vi voglio tanto bene comunque.